kukula, ema malla ne vizire, uzači se jo jaire, na se nješke nješke trase, aj kaga stonga gaz, minu sunga rito rita, paru gube marasita. Piacere mio, te lo prometto, mo che arriviamo ai giardinetti papà ti fa arrivare fino in cielo. No, libero no, sempre, sempre attaccato, ma appinato. Nelle ossa vuote. Vuote, vuote, cioè dentro non ci sta niente. Per cui è vuoto basta uno spiffero, una corrente rare, una refole di niente, se ne vuole, si libera, vi ragioni, poi mi scorta, che ha già fatto. Mai, 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 non ci ha mai dato problemi. Che lo vanno aiuto quieto, tranquillo, di buon appetito. Sì! Sì, sono amici di papà! Saluta papà, saluta! Guardate, guardate, guardate com'è bellino il cavanello! Arrivederci, buona giornata! Mo ci arriviamo ai giardinetti a papà, non ti preoccupare, 2 minuti arriviamo! Quando si bello, belli papà! Mua. Serenata, questo hai fatto di male! Ma dico, mo non ci ho fatto male! Ma si mollano così i fagioli, mi rispondi? Si mollano così? Ma che ci vuoi mettere a tavola, Giulia mia? Sproccoli di legno, poi te li senti tu i suoi allenamenti? Ma volesse il cielo che è Lucas? È un mese che non dice una parola e non lo parlo manco con voi! Tra madre e figlia non c'è bisogno di parlare, si comunica con lo sguardo e mo torni in cucina, va! Vai a pulizzare tutto da capo, tutti i fagiolini, va! Diamo tananzi che io tengo la pressione alta e il medico ha parlato chiaro, evitare le incazzature! Ma non avete fatto mangiare una sana sana! Mamma mia, con me la mano! Vabbè, non tutti i mali vengono per nuocere. Senza di lui possiamo parlare molto più liberamente. Liberamente in che senso? Signora Conforti, ho donato vostro lo so per bravo guaglione. So pure che è un poco troppo friccicariello con le ragazze. Ma quella è giovane, è bella, studia medicina. È chiaro che alle ragazze piace. Piace, piace. Specie adesso che gli sono passati tutti i frungoli dalla faccia. E qua vi volevo. E come mai belle e buone ci sono passate? Sì, voi... Voi lo sapete che io vi frequento. Ma che vi voglio bene. A voi e pure a Giulia. Però a Donato non lo fate scendere. Ma scendete voi. Per non perdere un posto. Voi mi mortificate per farmi reagire. Ma io da un orecchio me lo faccio entrare e da quell'altro me lo faccio uscire. E ora sapete che cosa faccio dopo, Carolina? Mi mangio un altro piatto di questa lasagna che prima per Crianza me ne ero presa solamente poco poco. Tanto per voi sono una morta di fame. Siamo un palazzo di morti di fame! Ah! Minacciose d'indo porto, pronta a manandere tutta la città, che ha mai nudienza a palazzo, 3 facce toste, 3 femmine vite, 3 panzerate napolitana e la ricetta. Nenè, io sto cercando di te, stomaco e coraggio, il capo Napoles, a situazione non è buona, e francesimo non tra sé, come vedete, risolute, nata vota, se mi ho posto il nostro. No, ma entendo subito loro, gli ettono sotto in avra inamicia, e facettano briaga, e facettano sfugà, e a rop, rabattaglia, caccia fossa, avuta sta, nessuno e chi la teneva più genie continuare. Ma la situazione non è buona.
E spagnolo vanno tra sì come vorite, risoluta un'altra volta se vi ho posto nostro. E mi francese, è vero o no? Non vanno sempre protegute? Non vanno messe noi a fondo che bancone? Quante sordate l'avamo mannate? E quante renate con noi siete fatte? Perfino la strada che si chiama se lo sa, perfino le bordelle, perfino un male che va peste e carne, voi lo dovete a noi francese spingo le leone che tutto va buttando diritto dalle a me. E tre pazzi di volta napolitano, se bene sta parola, se ne è capo, se ne sa che è pressione, e in bella subito l'orietta sotto i navri nemici, e facette rambriacà, e facette sfugà, e a roppa la battaglia che già fosse avuta sta, nessuno di loro teneva più già ne continuò. E... ma che verità? Tutto è buttato. Soprattutto che le napoletane sono fatte proprio così. Allora non ce ne ha fatto niente, del Renato, del Sord. No, loro sono innamorati solamente del Parò. Del Parò. E chi li sciusce l'aria senza consistenza che ha il Parò. Meglio ancora, si sono una furastiera. Triano, resto Triano. So chiedeva la luna gullata. Ada che nobiltà, gemma preziosa, carcere oscuro, galera cancello, rigiorno che stera studiano. Rimasti delinquente, schifo, con una peggia malattia. Città. La pur stretta fra la montagna e il mare, mai non tenisse termine e confine, contra la camorra mote a fa frontiera. Trova l'onore, scarpesata, accisa, a essere un po' forte una pallera. Così. Ti lamenti, ma che ti lamenti, via di passione, tira fuori di te. Ti lamenti, ma che ti lamenti, via di passione, tira fuori di te. Ti lamenti, torno dopo 20 anni, quindi comincia così. Ulisse, ma dov'eri? Ho chiamato la polizia. Lo so, ho sentito le sirene. La polizia non riusciva a trovarti, eri come svanito nel nulla. Eppure avevo lasciato la traccia. No, di te non c'era traccia. Ma cosa ti è successo? Se solo tu sapessi, mi hanno accusato di pedofilia perché ho preso l'Asia minore. E Polifemo ti ha fatto entrare vestito così? Beh, Polifemo alla fine ha chiuso un occhio. Ma tu, dove mai abitato? Oh cara, ho risposto all'annuncio sul giornale, ma mi hanno fregato. Sarà scritto Attica, centralissimo, me la pianta lei. E cosa faceva in guerra Ulisse l'astuto? Avevamo una grossa torcia al centro dell'accampamento. Al mattino io avevo il compito di spegnere questa torcia. Mi chiamavano Ulisse l'astuto. Oh Penelope.
Ricordo che quando ci conoscemmo, che bello, tu avevi 18 anni. Oh sì? Sì, tu eri ancora vergine. Io ero acquario. Ma tu ora non sei più quella di una volta. Ma anche tu non sei più quello di tre volte. È una tensione scenica. Voglio rassicurare mio marito. Sono anche filmando. Allora. Sì, cara, sono passati 20 anni, il tempo è passato. Da giovane ero un discopolo, ora una discopatia. Ma tu sei nato qui? Sì, nella città di Itaca, che sono venuto alla luce. Poi sono venuto sempre al buio. Ma tu, moglie mia, in quale dea confidi? Nella ex moglie di Zeus. Era. Qui siamo tutti in ansia. L'unica calma è mia. Mia zia, scusami. L'unica calma è mia zia, ma è una calma apparente. Ulisse, i proci ci tengono sotto assedio e spiano persino nostro figlio. Davvero? Sì, abbiamo il Telemaco sotto controllo. Non è una festa stasera, bella festa. Sì, ci sarà della musica, ho chiamato Edipo e il suo complesso. E cosa sono quelli là? Panettoni? No, è il vaso di Pandoro. Ti piace la sala del regno? È bellissima. E i troni? Non ci sono paragoni. E festeggerai con me da sola? Ho il mal di testa e poi devo finire la tela. L'oracolo me l'aveva detto. Se finisce tela, te la dà. Tutto pronto per il processo in India. L'avvocato dei pescatori ha preparato la linga. Alla fine presto bombarderemo anche la capitale dell'India, gli ultimi giorni di Bombay. Il presidente Napolitano resterà. Non può andarsene ai giardinetti con i suoi nipotini. Il più piccolo delle 50 anni. Ci pensate. Ancora una notizia seria. La commissione dei 40 saggi che sapete, sì. La commissione dei 40 saggi italiani ha detto sì al finanziamento dei partiti e no al colesterolo. E chiudiamo con una bella notizia, cioè una buona notizia, in effetti si è stabilito che nel 1993 fra lo Stato e la mafia non ci fu nessuna trattativa. Accettiamo subito. Allora, qui deportando la sua prevista chiusura di domani, con Cigini sarà testimoniata dal passaggio di tutti noi, artisti 33 ore, scusatemi, artisti 33 ore Urban World qui a Napoli.